fermata a ricordo con certezza se sia stato un progetto del piano regolatore ai tempi di Veltroni o che il vecchio comitato di quartiere abbia fatto piano regolatore o qualcosa del genere ai tempi di Veltroni, proposto addirittura da un vecchio nostro di metropolitana di tipo superficie una fermata a statuario. Qual è che possa essere anche collegata posizione, con termini, sei favorevole, spingerai qualora fosse presidente fermate, per fare questa fermata e magari anche altre anche fermate vicino se c'è la possibilità. Qual è il tuo parere e che cosa faresti per questo problema? Noi come Movimento 5 Stelle andiamo in direzione di una mobilità sostenibile, quindi dobbiamo sicuramente incentivare l'utilizzo sia di una mobilità alternativa che è quella ciclopedonale, ma anche sviluppare la mobilità su ferro come mezzo di trasporto pubblico. Quindi noi siamo a favore di tutte le proposte che indicano un aumento di fermate sul territorio, quindi Statuario, Villa Senni, Selinunte e Piazza Zama anche. Noi siamo assolutamente favorevoli a questo. Logicamente come municipio noi potremo premere affinché si possa creare un tavolo di confronto con le Ferrovie dello Stato e con il Comune di Roma affinché ci siano dei progetti reali, delle tempistiche certe e soprattutto sapere quali sono gli investimenti per poterli attuare. Anche la riqualificazione della fermata di Capannelle è fondamentale, aumentando magari il parcheggio, così come la riqualificazione di Via Nannina e il nodo di scambio di Via Nannina. Quindi per noi è fondamentale investire sulla mobilità su ferro, assolutamente. Io l'ho inserita anche nel mio programma elettorale, quindi sono favorevole e penso che diventi un sistema di collegamento alternativo che aiuta, diciamo, scarica un pezzo di nostra collegamento anche metropolitano e facilita anche l'entrata all'interno della città. Questo potrebbe avere tra l'altro importanti ripercussioni anche dal punto di vista della valorizzazione del tutto il patrimonio archeologico che è intorno al quartiere di Statuario Capannelle, quindi una facilitazione a raggiungere il Parco degli Acquedotti piuttosto che la Villa dei Quintili, insomma tutto il patrimonio che circonda il quartiere, quindi credo che vada valorizzata e vada sostenuta nel momento in cui già è anche un pezzo di cittadinanza sensibilizzata su questo.